Le quattro regole del più grande miracolo del mondo, di Og Mandino. La terza regola è: fa un altro miglio. La legge è semplice. Giovani o vecchi, poveri o re, bianchi o neri, maschi o femmine. Tutti possono usare il suo segreto a proprio vantaggio. Perché di tutte le regole e i discorsi e le scritture sul successo e su come ottenerlo, soltanto un metodo non ha mai fallito. Questo. Se qualcuno ti chiede di fare un miglio con lui, fanne due. Questa è dunque la terza legge, il segreto che produrrà ricchezza e plauso ben oltre quanto hai sognato. Fa un altro miglio. L'unico mezzo sicuro per ottenere successo è offrire un servizio migliore in quantità e qualità di quello che ci si attende da te, qualunque sia il compito che ti viene affidato. Questo è il comportamento seguito da tutte le persone di successo, fin dall'inizio dei tempi. Di conseguenza, io ti dico che il modo più sicuro di condannarti alla mediocrità è compiere soltanto il lavoro per cui sei pagato. Il mediocre non fa mai un miglio in più, perché così, egli pensa, si imbroglia da solo. Ma tu non sei mediocre. Fare un miglio in più è un privilegio di cui tu devi appropriarti di tua iniziativa. Non puoi, non devi evitarlo. Non lo fare. Fa soltanto quel poco che fanno gli altri e la responsabilità del fallimento sarà soltanto tua. Fa un miglio in più. E non angustiarti se la tua ricompensa non dovesse arrivare presto. Perché più ti viene ritardato il pagamento, meglio per te. Interessi composti su interessi composti sono il più grande beneficio di questa legge. Non puoi obbligare il successo a venire da te. Puoi soltanto meritarlo. Ed ora tu conosci il grande segreto necessario per essere degno della sua rara ricompensa. Fa un altro miglio. Dov'è quel campo dove tu piangevi che non c'erano opportunità? Guarda! Guardati intorno. Vedi dove soltanto ieri tu sguazzavi tra i rifiuti dell'autocommiserazione. Ora cammini a testa alta su un tappeto d'oro. Niente è cambiato, se non tu. Ma tu sei tutto. Tu sei il mio più grande miracolo. Tu sei il più grande miracolo del mondo. Ed ora le leggi della felicità e del successo sono tre. È una regola pratica, molto semplice, ma se posso darvi un consiglio, seguitela. Rievoca quanto diceva Napoleon Hill su fare di più di quanto si è pagati. Rievoca quanto diceva Wallace D. Wattles, uno dei più grandi esponenti del nuovo pensiero, sull'agire con efficacia, facendo in modo di arrivare a riempire il proprio livello attuale di vita in modo tale da poi trascenderlo. Questo fare un altro miglio, questo fare qualcosa in più di quanto ci viene richiesto o più di quanto siamo pagati, esprime un'intenzione proprio a trascendere il nostro livello attuale, a fare ancora qualcosa in più oggi per raggiungere il nostro obiettivo, per raggiungere il livello più avanzato, più elevato di vita che vogliamo raggiungere. E da lì poi un altro, e da lì un altro ancora, fino ad arrivare ad esprimere il meglio di noi stessi, fino ad arrivare a quello che è l'obiettivo supremo del più grande miracolo del mondo, la nostra felicità. La quarta regola è il potere di scegliere. Io ti diedi il potere di scegliere. Con questo dono ti ho posto perfino al di sopra dei miei angeli, perché gli angeli non sono liberi di scegliere il peccato. Io ti ho dato il controllo completo sul tuo destino. Ti ho detto di decidere da solo, secondo la tua libera volontà. Per natura, non essendo né celeste né terreno, tu fosti libero di modellarti nella forma che preferivi. Hai avuto il potere di scegliere, di degenerare nelle più basse forme di vita, ma hai avuto anche il potere, in base al giudizio della tua anima, di rinascere in forme più alte, che sono divine. Io non ti ho mai tolto il tuo grande potere, il potere di scegliere. Che cosa ne hai fatto di questa forza tremenda? Guardati. Pensa alle scelte che hai fatto nella tua vita e richiama, ora, quegli amari momenti in cui saresti caduto in ginocchio se soltanto avessi avuto l'opportunità di cambiare le tue scelte. Quel che è passato
E ora tu conosci la quarta grande legge della felicità e del successo. Usalo, saggiamente, il tuo potere di scegliere. Scegli di amare invece di odiare. Scegli di ridere invece di piangere. Scegli di creare invece di distruggere. Scegli di perseverare invece di lasciar perdere. Scegli di lodare invece di biasimare. Scegli di curare invece di ferire. Scegli di dare invece di rubare. Scegli di agire invece di procrastinare. Scegli di crescere invece di imputridire. Scegli di pregare invece di maledire. Scegli di vivere invece di morire. Scegliere. La scelta è l'essenza della libertà. Dio ci ha dato la libertà, fin da quando quei due tizi mangiarono la mela. Sta in noi utilizzare la libertà di scegliere. Per questo la quarta regola è forse la regola più importante. Dobbiamo restare costantemente nella consapevolezza che abbiamo il potere di scelta, abbiamo il potere di libertà, anche quando abbiamo un potere limitato di scelta o un potere limitato di libertà, quando dobbiamo giocare con regole che non abbiamo fatto noi, quando perfino siamo obbligati a seguire regole che sappiamo essere ingiuste. La libertà è sempre una misura di relazione, è sempre legata a un contesto. Quel contesto però varia col tempo, e ciò non toglie che all'interno di quel contesto, all'interno di quella cornice, all'interno di quei limiti oggettivi, che possono sempre sussistere, noi abbiamo comunque tutta la nostra libertà e tutto il nostro potere di scegliere. E, lo posso dire anche per esperienza, c'è sempre una scelta, ed è da quella scelta che deriva tutto il resto, che deriva tutta la nostra vita. Il potere di scegliere è quindi il potere supremo di ogni individuo. Il potere di scegliere di fare un altro miglio. Il potere di scegliere di affermare la propria grande rarità. Il potere di scegliere di contare le benedizioni. Di scegliere la strada del cambiamento. Di scegliere di avanzare. Di scegliere la felicità. Di scegliere di essere liberi. Queste sono dunque le quattro regole in breve. Conta le tue benedizioni, afferma la tua grande rarità, fa un altro miglio, il potere di scegliere.